Bentornati ragazzi ed eccoci qui per una top 5 dei miei 5 giocatori NBA preferiti. Russell Westbrook. Bene, Westbrook è quel giocatore classico che o viene amato o viene odiato. Io lo amo. Sì, lo so, sbaglia tutti i tiri da 3 che prende. È vero, è vero. Sbaglia tutte le decisioni del quarto-quarto. È vero, è vero. È testardo, verissimo, è cocciuto, altrettanto. Però io lo adoro, entra sempre con un'energia, una forza, uno spirito che mi fa morire. Cioè non c'è niente da fare, è esattamente il giocatore che non dovresti essere su un campo da basket, soprattutto se giochi ormai ad un certo livello. Non credo riuscirà mai a vincere un anello proprio per queste sue caratteristiche, però la grinta che mette ogni volta lo rende personalmente inimitabile, io quindi lo amo. Luka Doncic, ragazzino europeo che sta conquistando tutti gli Stati Uniti. È giovane, è bello, è forte, è molto forte, è davvero, davvero forte. E poi è europeo, quindi da quel tocco di sai, no, sono gli americani, sono bravi a giocare a basket. No, lui invece va lì, gli fa un mazzo così tutte le sere. Fantastico Doncic. Io credo possa diventare davvero uno di quelli che fanno la storia di questo gioco e essendo da così pochi anni in NBA, secondo me ha degli ampi margini di miglioramento di cui non si vede la fine. Terzo posto per Wardell Stephen Curry, l'ho detta un po' alla tranquillo. Bene, Curry è il giocatore che personalmente trovo più eccitante vedere giocare, non il più emozionante, ma il più eccitante. Vi spiego perché: perché è l'unico giocatore che con il suo tiro da tre riesce completamente ad accendere l'arena. Cioè, mentre gli altri giocatori, e magari quelli di cui ho parlato in questa classifica, quando segnano, sì, creano emozione, gioia, allegria, ma lui invece, soprattutto quando gioca in casa, rende l'arena una bolgia, una cosa indescrivibile, ed è davvero l'unico giocatore. Poi so che è un po' noioso ultimamente, molto spesso si discute sul troppo tiro da 3, troppo poco tiro da 2. Io personalmente sono entrato nel mondo dell'NBA quando ormai il tiro da 3 aveva già iniziato a prendere la sua strada, e quindi in realtà trovo molto eccitante questa cosa. Più Curry tira da lontano e più segna, più io sono contento come un bimbo. Seconda posizione per Kawhi Leonard. Sì, la maglietta è vecchia, quella degli Spurs. Non ho quella con i Clippers. Bene, Leonard è un cyborg. È un cyborg perché in attacco e in difesa lui nasce come specialista difensivo, ma adesso si è sviluppato in una maniera eccellente a livello offensivo. È immarcabile. Gli ultimi playoff dell'anno scorso sono qualcosa di fuori dal mondo, ma quello che più mi piace di lui è il suo modo di gestire tutto ciò che riguarda la comunicazione, il suo modo di porsi a livello mediatico. Mai una parola fuori posto, mai un'espressione in campo, mai nulla di nulla. Io adoro questa sua freddezza che lo rende personalmente affascinante da vedere giocare, perché non trasuda mai emozioni e quindi si guadagna il secondo posto. Al primo posto fra i giocatori NBA che amo vedere giocare c'è Kevin Durant. Purtroppo mi trovo qui e già, non sta giocando molto, però è davvero il giocatore che più mi emoziona perché può segnare sempre. Questa cosa mi affascina. Durant ha tiro da 3, tiro da 2, penetrazione, long two, ha tutto. È immarcabile, credo che offensivamente non ci sia un altro giocatore come lui attualmente in NBA, ma probabilmente nemmeno nella storia del gioco. Mi spingo a dire ciò. È davvero poi di una bellezza, di un'eleganza vederlo giocare che ti rapisce gli occhi. No, davvero, KD è il mio giocatore preferito da vedere giocare. E i vostri quali sono invece? Scrivetelo qui nei commenti, scrivetemi la vostra top 5 dei giocatori preferiti. Lo so, in classifica non c'è LeBron, ma non stiamo parlando dei giocatori più forti, bensì di quelli che uno preferisce vedere. Dimenticavo, like, commenti e condividiamo, ragazzi!